Io so che una delegazione, per esempio, lo scorso aprile è andata a Bruxelles per cominciare a discutere di distretto industriale dell'automobilismo. Perché? Perché comunque ci sono tante altre aziende e la situazione è difficile per pensare, no? Una settimana trovavo di più. Adesso media. Mezzo che la bonifica c'è, la bonifica non c'è, va fatta, arriva fatta, non va fatta. Il acquisito non è più acquisito. Bentone in porta, con bentone senza, di via e di là. Se le vuoi capannone anche in cavallino. Quante volte ci hanno detto che avevano fatto la bonifica e poi no, bisogna farla. Il capannone è di fatto del sogno. Io posso aprire il governo. Come no? E c'è la passare che scolavano. Posso capire che stanno, ma queste stronzate lì sono raccontate. Allora poi io le devo dare. Io vengo scuola. Capì, vai a votare la bella X sulla scheda gigante. Io voglio dire, annullo la scheda. E la prossima volta se c'è una centro-sinistra che non mi rappresenta. Buonasera. Sai che sono bravi i politici italiani, guarda, ma per davvero, quando sono io al potere, no? Sembrava te a parlare male di me. Quando ci vai te sono bravo io a parlare male di te. I politici italiani sono solamente bravi a fare questo assicuro. Sia a destra che di sinistra. No, sono andare in America, questo, a fare comanina. E poi è scappato con la testa sotto la sabbia, gli osici ha fatto vergognare di essere di sinistra. Non l'ha più visto per fortuna perché con quel viso lì può andare a fare pisciuttai a vendere i panini, non l'ha fatta. È finto! Nel senso, cos'è finto di buono? Dà la colpa a quello precedente, sempre. Quello precedente dà la colpa a quello più precedente. Io fu 3 verdure anche. Là ti dicono subito quello che io non tollero, la confusione che ti fa. Cassa tentazione ce n'è più, si tira fuori. Facciamo un si tira fuori ora, un'altra volta lo signolo. Questo caldo. Fino a ieri l'altro lo signolo era un discorso giusto. È divenuto lì per cosa? Per il prolungamento. Ma vedere che c'è qualcuno che lo dice là a Sante Pezzo. Ma non va, ti metti a lavorare. E poi qualcuno che sblocchiamo le aree che ci sono i partiti di seconda settimana l'avrebbero acquistata dipendente del comune. Le aree si sa ancora un cazzo nulla. Perché io se da oggi smetto di lavorare, ho lavorato. Dove è il babbo? Dove è il partito? Dove è il partito? Perché io me ne mangio? Giovanni vuole sapere per quale motivo ci disse quando c'è la riunione con dietro per una settimana si sbloccavano le aree. Era sempre a sbloccare il cazzo cosa Pardini ha. Cotetto a me mi ha detto che c'era un imprenditore. Io sto parlando delle aree, non te lo devono dire, lui ha già detto troppo, l'assemblea lì in provincia, e qualcuno l'ha anche pronto là.
bisogna aspettare l'amministratore delegato della nuova IAE per farci di qua IAE, che è anche gratis. È venuto lui a dirci, perché se aspetti l'altro. Io ho visto, è scappato l'altra volta. E c'è io che poi ti mettono un funzionetto. Per il Tirreno vedi che è venuta. Per il Comitalio sì. Questa è una manovra per prolungare la una manovra. Ragazzi, lo sa si mette via piacere, riparte il progetto di Rossignolo quanto ti ci vuole. Altri 3 anni. Perché ne manca? Intanto faccio la firma. Cazzato verrà a cattare. Quanto? Alla vettore i macchinari per fare produzione, ma vai già, ora non ce l'ha più, mi dare un piano. E allora ma c'è la gara da parte con soldi nostri. Ha fatto la gara da parte con soldi nostri. Grazie alla bilancia. No, cosa si sbilancia che fa allora? Se non ci rimanca 20 minuti il salto verrà cattato. Allora è l'utopia, ha detto bene lui. È bene l'utopia. Allora, però cosa si sbilancia? Il Tirreno cosa scrive? No, la cieca. Il Tirreno di Danoia perché fa pensare alla cieca. Non deve andare a nessuno, siamo noi si decide e si fa. Che devi stare qui su? Che è a quale cieca? Il Tirreno ha più di un'opinione. Nessuno di noi. Però siamo più piace.